Questa è un'esperienza piacevolissima perché ci riferisce agli anni più belli della nostra vita, nel senso che erano gli anni 60, erano gli anni in cui, ricordo, c'era Papa Giovanni XXIII, John Fitzgerald Kennedy, i Beatles, e quindi già... Volevate cambiare il mondo? Volevamo in un certo qual modo cambiare il mondo musicalmente. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo più, adesso non ricordo tutte le parole, però era questo in sintesi il discorso che tutti i ragazzi si prefiggevano e che in fondo portò un po' a quel 1968 che poi politicamente cambiò il mondo, ma non era questa l'ambizione di noi giovani, che eravamo solo ed esclusivamente amanti della musica.